solida come una banca, precisa come un orologio. Nella Berlino, che nel 2006 ci vedeva salire sul tetto del mondo, l'Italia ritrova quella Svizzera che 3 anni fa ci sbarrava invece la strada verso il Qatar. E oggi come allora, l'errore più grande sarebbe quello di prendere sotto gamba i nostri vicini di casa, perché la Svizzera non avrà grandi fuoriclasse, ma un gruppo unito e ingranaggi ben oliati, merito soprattutto di Murat Yakin. Ex centrocampista di gamba e visione, tecnico di talento, capace di portare il Basilea in semifinale di Europa League, nell'agosto 2021 è stato chiamato a guidare la nazionale rosso-crociata al posto di Vladimir Petkovic e ha fatto subito il colpo grosso, chiudendo il girone di qualificazione mondiale davanti all'Italia neocampione d'Europa e che qualche mese prima aveva rifilato 3 gol a Shaqiri e compagni all'Olimpico. 0-0 a Basilea, 1-1 a Roma, con Jorginho protagonista in negativo. In Svizzera si fa parare un rigore da Sommer, al ritorno lo spara alle stelle dopo che Di Lorenzo aveva rimediato al vantaggio di Widmer. 2 errori dal dischetto che di fatto costeranno il pass per il mondiale d'inverno, al netto del flop di Belfast e soprattutto della Caporetto del Barbera contro la modesta Macedonia. L'Italia ha ora la chance di saldare i conti col destino, ma guai a fidarsi delle statistiche, perché se è vero che la Svizzera ci ha battuti solo 8 volte in 61 partite, l'ultima volta addirittura nel 1993, sabato a Berlino ci aspetta una gara complicata. Gli elvetici ci conoscono bene, in 9 hanno giocato o giocano ancora in Serie A, e anche se nel girone di qualificazione, chiuso dietro alla Romania, non è filato tutto liscio, vedi i pareggi con Bielorussia e Kosovo e la sconfitta con gli stessi rumeni, a Euro 2024 la Svizzera si è presentata col vestito delle grandi occasioni, prova di forza all'esordio con l'Ungheria, pari con la Scozia, non senza rimpianti, e impresa sfiorata con la Germania, padrona di casa. Con Akanji punto fermo della difesa del City di Guardiola, Xhaka, metronomo rinato a Leverkusen, e l'eterno Shaqiri, tutt'altro che imbolsito dall'esilio dorato in MLS, Yakin ha messo su un'orchestra affiatata dove ognuno conosce bene il proprio spartito. Organizzazione, resilienza, carattere. 3 anni fa la Svizzera fece fuori a sorpresa la più quotata Francia e ora sogna un altro sgambetto agli azzurri. Tocca a Spalletti trovare il modo di far sballare le lancette svizzere.